Buonasera e benvenuti a Metropolis. Stasera parliamo di nuove povertà, di possibili risposte, di accoglienza, insomma di come dibattersi in mezzo a questa crisi economica che sta aggredendo, sta mordendo sempre di più anche nelle nostre realtà toscane. Ne parliamo insieme a tre ospiti che ringraziamo di essere qui in studio con noi, a cominciare dal professore Andrea Salvini, docente di scienze, professore di scienze politiche all'Università di Pisa. Poi il presidente del CESBOT, Patrizio Petrucci. Il CESBOT, che diciamolo subito, è un grande centro servizi a disposizione del mondo del volontariato. A supporto del mondo del volontariato. E quindi avete un po' il pulso anche di quello che accade nelle varie, Cerchiamo. Nelle varie realtà. E poi Alessandro Martini, sì. presidente Buonasera. della Caritas Buonasera. di Firenze, che eh, abbiamo visto fra l'altro una pagina proprio oggi sul Corriere Fiorentino in cui si parla proprio di queste tematiche e quindi approfondiremo. Vorrei cominciare proprio da Martini. Insomma, i nuovi poveri si vergognano della propria povertà e si rivolgono sempre di più, aumentano a decine e decine ogni giorno le persone che magari vengono a bussare alle mense della Caritas. È un fenomeno veramente così esteso o diventa mediaticamente esteso? Ma direi intanto penso si possa considerare superato il tempo della vergogna dell'essere poveri, semmai c'è la difficoltà a comprendere. Eh, lo status di vita da poveri per molti perché molti si trovano oggi a convivere con questa dura realtà dopo magari stagioni passate in maniera molto più agiata e questo psicologicamente ha un effetto molto pesante a mio avviso eh, su, anche sui comportamenti sulle, sugli atteggiamenti e noi abbiamo ovviamente registriamo quotidianamente dei numeri che stanno crescendo in modo esponenziale rispetto all'utilizzo delle nostre mense rispetto alla ricerca di aiuti anche materiali, i pacchi, i pacchi viveri che vengono distribuiti ormai in giro per la città, nelle parrocchie, negli centri, nei circoli, nelle realtà organizzate della Caritas e non solo della Caritas, devo dire, sono sempre di più. Con una lotta impari, perché poi alla fine eh, non ce la facciamo, ma questo è solo un segnale, io credo, solo un segnale di un disagio, di una difficoltà che va molto più in profondità. Eh. Eh, molti oggi chiedono sì di pagare le bollette, di pagare l'affitto di casa per chi ha ancora una casa, eh, però molti sono ormai già a un livello di dover vivere eh, attraverso situazioni di precarietà assoluta per cui eh, la realtà anche che io rappresento in qualche modo della, della, della carità o comunque della, del volontariato eh, credo possa fare la sua parte, la sta già facendo tantissimo, ma non può gestire da solo questa situazione. Ecco, Presidente Petrucci, Martini introduce un tema evidente, cioè il mondo del volontariato ha una spinta anche di come dire, entusiasmo, pur di fronte a fenomeni che certamente non entusiasmano, che può rappresentare una grande valvola di solidarietà sociale, anche per reagire contro i colpi della crisi. Però non c'è un po' di egoismo da parte, diciamo, dello Stato, per esempio, o comunque delle istituzioni che dovrebbero governare anche la crisi, a dire, vabbè, ci pensa il volontariato. Ma io... è già un po' che noi analizziamo, appunto, anche insieme al professor Salvini, insomma, l'andamento del volontariato in Toscana, no? io, Cercherai di, di dividere uh, realisticamente insomma, tra il sistema del volontariato che è molto impegnato con le istituzioni, che è entrato in dinamiche ancora più complesse, visto la carenza di risorse che ci sono dalla, a partire dal livello centrale del nostro paese fino alle regioni, fino agli enti locali, e il mondo del volontariato, quello fatto di piccole associazioni che fanno gran, grandi cose, insomma, che però sono disarticolate in qualche maniera dal sistema pubblico, che sono due dinamiche, credo, abbastanza, abbastanza differenti. La sensazione che c'è, che tanto c'era già un discorso di riflessione avviata di come il volontariato stava cambiando anche prima della crisi, la crisi ha accelerato tutto ha accelerato non solo appunto, la crescita di nuove forme di marginalità e quindi anche imposto al volontariato di capire come aiutare e come intervenire. La paura che c'è è che il volontariato poi rimanga solo, rimanga solo in questa, in questa battaglia, tra l'altro avendo difficoltà a sostenere alcuni servizi che mh, storicamente fa per il sistema di welfare toscano. C'è anche questa, credo, non definizione, visto la instabilità politica del nostro paese, di quale sarà il sistema di welfare che noi andremo, in cui andremo a collocare nel nostro paese. E questo, secondo me, apre delle incognite grosse: apre tanti spazi al privato, tanti spazi alle grandissime organizzazioni, soprattutto le, le grandi imprese sociali. il volontariato, credo, si, si debba domandare. Che ruolo, che ruolo svolge? Tra l'altro a vero. me ha fatto come dire, dispiacere, perché a volte nei telegiornali diamo anche notizie che dispiacciano, <coughs> mi ha fatto dispiacere eh, due giorni fa a dare nel nostro telegiornale di Prato la notizia di un vero e proprio appello delle associazioni di volontariato del soccorso, che eh. dicono ma non possiamo andare a fare certi servizi con 7 euro, 7 euro di rimborso e magari devono portare un dializzato a 50 km, cioè veramente sconvolgenti. Professore, che ci dice dal punto di vista dell'analisi scientifica su tutto questo? Ma intanto eh, devo dire che le parole di Martini ci riportano come dire, a una considerazione eh, particolarmente amara, cioè noi parliamo di nuovo povertà, ma in realtà dovremmo riprendere in considerazione il fatto che la diffusione riguarda la vecchia povertà, cioè le, le, le forme che pensavamo che la nostra società eh, evoluta e affluente avesse ormai superato. In realtà, sebbene in forme transitorie e in forme complesse, eh, situazioni di nuove povertà che hanno a che fare quindi con. Eh, eh, come dire questioni di carattere relazionale di vulnerabilità dei percorsi di vita poi in realtà si intrecciano in modo inestricabile con le vecchie povertà che hanno a che fare con quella che appunto gli osservatori chiamano e chiamavano sindrome da quarta settimana no cioè cioè. Non è che in realtà poi <ride> Il, il periodo si, si riduce, no? diventa vale. terza settimana, cioè proprio non riuscire, e mezzo, appunto, eh, cioè... non riuscire a dare risposta le esigenze eh, fondamentali dell'esistenza. Quindi, questo credo che abbia in qualche misura trovato impreparati un po' tutti, sia, sia le istituzioni sia il volontariato che si trova quindi a fronteggiare ehm, situazioni che hanno a che fare appunto, con l'aumento l'espansione della richiesta alle mense della carità, ma anche a quelle organizzate da, dal, dal, dal mondo del volontariato, che si trova assolutamente, come dire, impreparato rispetto alla domanda che effettivamente è in fortissima crescita. Certo, e fra l'altro ecco, mi faccio riflettere quello che diceva lei, cioè che in realtà le nuove povertà si rappresentino e trovino delle modalità di richiesta, diciamo di aiuto, nelle modalità più antiche cioè il bisogno per esempio di soddisfare la fame sì, cioè sì, di la... mangiare tra no? no. veramente... l'altro voglio dire ormai sono 30 anni che, che viene usata l'espressione nuove povertà eh, ecco. quindi sono povertà forse che forse sono nuove, eh, è, no, così, insomma, è così non sono più un po come lavori... a... lavoratori atipici no? eh sì esatto sono... Ormai. Sono tutti, no? No. allora noi abbiamo mandato la nostra Michela Barillari a cercare di capire che tipo di risposte o comunque che cosa arriva dal fronte del volontariato per reggere a questa domanda eh, che sta emergendo di fronte alla crisi economica? Vediamo il primo servizio di Michela Barillari. In questo piccolo spazio vorrei che ogni uomo si sentisse a casa sua e libero da costrizioni potesse raggiungere la conoscenza di se stesso e incamminarsi nella sua strada forte e fiducioso. Vorrei che fosse una sosta di pace e di riflessione per ogni viandante che vi giunge un posto dove l'ideale diventa realtà e dove la gioia è il frutto spontaneo. Queste le parole all'ingresso della sede dell'associazione di volontariato L'Aurora, gestita dall'89 da volontari che la fanno vivere senza alcun contributo da parte degli enti locali. Inizialmente dava aiuto e sostegno a bambini e donne. Poi le esigenze i tempi sono cambiati, nel senso che c'era un grande bisogno e tanti uomini in panchina, fuoriusciti dal mondo del lavoro, dalle case, separati e addirittura più fragili delle donne. Infatti le donne in mezzo di strada sono una percentuale molto bassa meno male, e allora abbiamo aperto a tutti, non abbiamo più fatto una distinzione di genere, uomini, donne, insomma, e infatti moltissimi sono gli uomini che frequenta la nostra associazione, per lo più italiani, quasi tutti italiani. Qui si offrono informazioni, aiuto anche legale, si distribuiscono viveri, ma soprattutto si cerca di creare relazioni tra le persone. Che a Firenze di fame non si muore, ma si muore di solitudine e di emarginazione soprattutto questo, per cui il, lo stare insieme, il condividere un pasto è più un'occasione che non una necessità primaria insomma e questo ritrovarsi a tavola insieme ci permette di ascoltare le storie di ognuno, di ricordarsi il nome di ognuno e di entrare anche in una sorta di amicizia per un... tentare insieme, cioè più che altro insieme a loro, di recuperare quelli che sono i diritti fondamentali delle persone, cioè l'appartenenza alla comunità fiorentina con una residenza, con un lavoro, insomma una dignità insieme, si mangia insieme, si lavora insieme. Sono invalido 50% e adesso sono qui per il lavoro che posso fare io. Eh, aiuto, aiuto, cucina, buciare verdure. Io vengo qui a mangiare e la Stefania mi mi fa fare qualche cosa per sentirmi utile perché sennò mi sentirei una nullità. Per raccontarsi bastano poche frasi. Io mi trovo in mezzo alla strada perché purtroppo ho convissuto 35 anni con un uomo e lui mi, mi manteneva. Poi, per disgrazia, nel 2007 è morto. E allora, morendo lui, io mi sono trovata. Mi è cascato ecco, il mondo addosso perché dipendendo da lui. Non avendo più lui mi sono trovata sfrattata e giustamente eh, trovandomi sfrattata dove dovevo andare, solamente per la strada. Ma in questo dividere insieme la tavola c'è molto di più. Quando vengo qui mi sento una persona.